Vedi che gioca. Dai il pullman! Eccoci qua finalmente, ciao a tutti amici nerazzurri, 92 giorni dopo, stadio Giuseppe Meazza, Inter Lecce, neopromossa contro una squadra che ambisce a qualcosa rispetto agli anni scorsi, nuovo allenatore, tante cose nuove e raga, non si sa che dire, siamo curiosi un po' tutti, dai venite con noi. Siamo all'interno dello stadio Giuseppe Meazza, coreografia, che ricorderà il Diablo, che ormai conoscerà il video, sarà già vista, e di nuovo c'è chi hanno coperto il terzo anello blu per gli ospiti, perché li dividono come l'anno scorso, ma c'è quest'anno è ben separato. Tante novità, già Not For Everyone in mezzo, le grafiche sugli schermi in giro per lo stadio, e ripeto, l'attesa è veramente tanta, c'è tanta soddisfazione, lo stadio sarà molto pieno e incrociamo le dita perché veramente può essere una grande stagione. Thank you.
tanta fatica per i video, ma ci siamo, è iniziata Interlecce. Sì, è vero, siamo anche seduti perché c'è la bandiera del Diabolico che è morto, abbiamo fatto anche la coreografia, come vi dicevo prima. Andreva!
siamo rientrati a casa, non siamo più a San Siro, ma fa niente, fatto sta che abbiamo vinto. Ci siamo dimenticati, ragazzi. Fatto sta che 4-0, ce la siamo portati a casa, i primi 3 punti della stagione. Se il video vi è piaciuto mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale YouTube, passate da tutti i nostri social di iscrizione, quello di Fabio, ragazzi. Bravo mio, sempre roba in più, sempre roba in più c'è. Passate dal nostro grafico Ismat che ha realizzato questa grafica, ma anche da Fabio che ha realizzato tutto il resto delle grafiche. Forza Inter, ci vediamo alla prossima. Beh.